Ciao a tutti ragazzi, con Ciro Calvaro, ragazzi, siamo tornati in un nuovissimo video. Oggi ragazzi riportiamo il Napoli di Antonio Conte in Champions League in 5 anni. Tempo 5 anni per riportare il Napoli di Antonio Conte in Champions League. La prima rebuild del canale, giocato ovviamente. Andiamo ragazzi a vedere la rosa. Hanno cambiato pure il modulo, però io cambierei il modulo ragazzi, perché secondo me dobbiamo utilizzare un 4-3-3 con i CDC, questo qua, perché ci sono molti CDC nella rosa del Napoli. Infatti guardate, così già gira meglio la situazione. Ogni stagione possiamo fare minimo, cioè massimo 3 acquisti. Ovviamente saranno alcuni che, cioè, lo terremo, tipo qua la scheda, lo terremo per sempre, a meno che non ci arriva un'offerta tipo di 300 milioni, cosa è possibile. Perciò alcuni li terremo, alcuni li mandiamo via. Dobbiamo portare il Napoli di Antonio Conte in Champions League, ragazzi, questo è il nostro obiettivo. E ragazzi, avanziamo ad un paio di giorni per vedere le offerte che ci arrivano. Io sinceramente voglio sostituire il terzino sinistro, poi McTominay ne vorrei uno un pochino più forte, stessa cosa per Politano e Neres, perché ragazzi loro non crescono, mi dispiace, ma purtroppo è così. Quindi andiamo, ancora mi devo ben ambientare in questo nuovo, diciamo, in questi nuovi menu. Quindi andiamo a vedere un po' se ci è arrivata qualche offerta. Offerta, vediamo un po', di Juan Jesus subito, accettiamo. Ragazzi, vogliono Di Lorenzo, ma noi andiamo a rifiutare l'offerta, ragazzi, perché Di Lorenzo deve rimanere a Napoli. Deve rimanere a Napoli, il nostro capitano deve assolutamente rimanere. Non ci stanno arrivando per offerte, quindi mi sa che devo andare a mettere qualcuno sul mercato, così magari ci arrivano prima le offerte, non lo so. Andiamo un attimo di nuovo a vedere se no metto qualcuno sul mercato. Vediamo un po', hub, mercato, vediamo offerte ricevute solo Di Lorenzo, niente offerte ragazzi. Andiamo a mettere un po' qualcuno nel mercato. E ragazzi, vogliono Meretta, andiamo a rifiutare. Vogliono Raspadori, accettiamo. Politano alla Juve, accettiamo, mi dispiace Politano. Floro Luscio, accettiamo anche lui. Ok, mi ho messo qualcuno sul mercato, già arrivano più offerte. Dobbiamo svendere perché ci servono i soldi ragazzi, eh. Offerte ragazzi, un'altra offerta di Floro Luscio. Poi Mario Rui vuole andare al Barça, al Borussia Dortmund, noi accettiamo. Zerbin, due offerte, vediamo un po'. Poi per il resto ci è arrivato Giovanni Simeone, accettiamo anche a lui. Attenzione perché ho visto Olivera al Milan, offerte ricevute, accettiamo Olivera al Milan. Speriamo che se ne vanno, perché vogliamo i soldi, voglio comprare Bay giocatori ragazzi. Vogliono Di Lorenzo a tutti i costi, noi andiamo a rifiutare. Vogliono anche Meretta a tutti i costi, rifiutiamo. Vediamo un po', Simeone ha accettato, questi hanno accettato, però diciamo che poi hanno rifiutato di andarsene via, forse perché la rosa è troppo corta. Però io direi, iniziamo a fare qualche acquisto. Abbiamo 216 milioni, dobbiamo partire assolutamente ragazzi dalla base, dal terzino sinistro, perché a me Spinazzola non mi piace. Poi vorrei cambiare anche Neres sinceramente, perché ho visto che non ha un grande margine di crescita. E poi vediamo se riusciamo a comprare qualcuno al posto di McTominay. Andiamo però ragazzi a comprare un terzino sinistro. Ok ragazzi, questi sono i giocatori che ho seguito, e sono, come alla destra, Bakayoko, Chiesa, terzino sinistro Kerkez, molto forte secondo me nel Napoli, fa i buchi a terra, e come centrocampista Zari Emery. Andiamo a vedere un po' però intanto il valore di Zari Emery, intorno ai 69 milioni, quello di Kerkez intorno ai 26, quello di Chiesa, Chiesa è troppo importante per il club, quindi Bakayoko, ok, intorno, vabbè, penso che ce la facciamo con i soldi. Io direi andare subito a comprare ragazzi a Kerkez, contattiamo per acquistare. Scambio giocatori, allora vogliono 24 milioni, ci possiamo lavorare su questa offerta. Proviamo a mettere qualche scambio, vediamo un po'. Ragazzi, proviamo così, 14 milioni più il 15% di clausola di rivendita più Leonardo Spinazzola. Vediamo cosa dicono, vediamo se accettano o no. Vogliono 24 milioni, però secondo me riusciamo qualche milione in meno, lo riusciamo ad avere. Vediamo, 22 milioni sembra un'offerta equa, subito a fare il contratto per Kerkez, che sarà il nuovo terzino sinistro del Napoli ragazzi. Tanta roba. Va bene ragazzi, Kerkez sta arrivando al
Napoli, poi vi metto magari i potenziali quanto vale perché è molto molto interessante, ragazzi. Kerchezza ha un potenziale pazzesco, poi col baghettino del camerolo perché lo facciamo e tanta tanta roba. È un 77, per ora andiamo a comprare Zaïre Emery che già l'abbiamo visto per i veterani del canale su un'altra carriera in FIFA 24 con il Leicester City. Però ora questi video non sono più disponibili. Vediamo sempre quanto vogliono. Vediamo un po' il PSG quanto vuole per questo giocatore che ormai è diventato cruciale per il gioco del PSG. 47 milioni. Come sempre ci proviamo a lavorare. Magari ci mettiamo un, che ne so, mettiamo un Scott McTominay. Poi rinegoziamo l'offerta cartellino. Abbassiamo così di 35 milioni. Poi la clausola di rivendita al 13%, avanziamo l'offerta, vediamo cosa ci dicono. È un'offerta allettante, accettiamo. Tanta tanta roba, Zaïre Emery. Ora andiamo col contratto perché poi diventerà giocatore del Napoli. Vuole un ruolo importante, noi glielo diamo tranquillamente. Ben 5 anni al Napoli, sarà cruciale. Ok, accetta. Per questo progetto riportiamo il Napoli Champions League di Antonio Conte. Lo stipendio gli diamo un bel 60 zeppoline. Vediamo un po' cosa dice. Mi sembra un'offerta allettante. Eccolo qua, Zaïre Emery che entra a far parte del club Napoli, ragazzi. Ci saranno anche altri rebuild di questo genere perché sono belli. Il canale sarà fondato soprattutto da rebuild. Poi se volete carriere giocate, scrivetelo sotto nei commenti. Anzi, farò un bel posto. Ottimo affare, un 80, ragazzi, è tanta tanta roba, non scherziamo. Ora andiamo a comprare un AD fortissimo, Bakayoko. Contattiamo per accusare. Non me l'ho voluto prendere pezzi troppo forti perché sono voluto rimanere nel tema comunque realistico. Accettiamo così senza me, senza ma. 40 milioni per Bakayoko. Andiamo a trattare questo pure, c'ha un grande potenziale. Bakayoko è il nuovo giocatore del Napoli per questa rifondazione, per arrivare in Champions League, ragazzi. E ora andiamo a mettergli in rosa questi tre acquisti. Mamma mia, ragazzi, spettacolo! Potevano mettere piani di crescita, un sacco di roba. Mamma mia, da quanto tempo non facevo una rebuild. Sono contentissimo, però sono anche molto migliore a fare queste rebuild. Andiamo a mettere, ragazzi, tutti i giocatori in rosa. Volevo prendere Chiesa perché è stato pure accostato al Napoli, però non l'ho potuto mettere. Bakayoko, poi Zaïre Emery c'ha un problema, però potrebbe diventare CDC molto facilmente. La difesa la lasciamo intoccata, tranne Kerkez che dovrà fare i devassi. Quindi la squadra è questa: Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Kerkez, Zambonghissa, Zaïre Emery, Lobotka, Bakayoko, Lukaku e Kvara Skhelia, ragazzi. Io metto i piani di crescita, però noi ci vediamo direttamente con la simulata. Ok, ragazzi, ho sistemato tutto quanto. Ora bisogna solo andare a simulare questa prima stagione. Quindi, dove sta? Calendario. Andiamo a simulare tutta la stagione. Prima partita, Verona-Napoli. Vediamo cosa succede. 1-1. Male, male, male. Non va bene, non va bene. Napoli-Bologna. Qua, ragazzi, dobbiamo almeno arrivare in Champions qua. Napoli-Bologna. Vediamo cosa succede. 4-1. 4 zeppole per il Bologna. Tanta tanta roba. Intanto Bakayoko riceve l'MVP. Napoli-Parma, partita molto difficile, 4-1, per il Napoli è facile. Ultime partite, Napoli-Genoa, vediamo cosa succede, ragazzi. 2-2, tanta roba. Invece no, Parma-Napoli, dai, dobbiamo portare 3 punti a casa, 3 punti a casa. Dai, Parma-Napoli, 4-2 per il Napoli, tanta tanta roba, ragazzi. Napoli Cagliari, dai, 3-0 veloce, 3-0 veloce, 3-0 facile, 3-0 facile, 3-3, mamma mia, bruttissimo. Vediamo, ci sta? No, sono finite le partite, barra arancione, secondo me non abbiamo fatto tanto bene. Vediamo, ragazzi, dove siamo arrivati, quarti, ci siamo qualificati in Champions, questo era il nostro obiettivo. Intanto è interessante che esce tipo campione, UCL, UL, tanta tanta roba, però abbiamo fatto un campionato secondo me non molto importante, anche se Milan e Inter l'hanno dominato, cioè 96-94, sulla terza e la seconda, cioè ci sta un distacco di 20-10 punti, ragazzi, ma mi hanno fatto il devasto. Quindi vediamo la Coppa Italia, anche se alla fine non ci interessa ben poco. Coppa Italia,
ha vinto la Juve, però a noi ci interessa dove noi siamo arrivati. Non siamo qua, mi sa che abbiamo perso agli ottavi contro l'Inter, che ha fatto il devasto. Va benissimo perché a noi ci interessa appunto la Champions League. Ovviamente se arriviamo alla Champions League e al terzo anno la vinciamo, ovviamente il video finisce, ragazzi. Voglio andare a vedere un po' le stats. Vediamo intanto se sono cresciuti. Penso, allora, Kerkez sicuramente è cresciuto tipo di 3. Bakayoko è cresciuto, oppure Zaniemi. Poi vi metto un prima e un dopo perché non si può più vedere. Ecco, la scheda sicuramente è cresciuto. Tanta, tanta roba, ragazzi. Voglio andare a vedere però i gol fatti dalla mia rosa, perché il problema è che non possiamo capire se, ragazzi, se un giocatore cresce o no. Però, dai, più o meno ad occhio uno si ricorda le stats. Andiamo al Lab Rosa e andiamo a vedere appunto le statistiche dei giocatori. Vediamo Lukaku 19 reti e 3 assist. Kvaratskhelia 15 reti e 8 assist. Poi Bakayoko 11 reti e 8 assist. Simeone 9-0, Zaniemery 7-2, Anguissa 7-6, Di Lorenzo 5-4, Kerkez 4-3. Tanta tanta roba, ragazzi. Spettacolare. Re, ora andiamo alla prossima stagione. No, ragazzi, Meret se ne sta andando, ma lo riacquistiamo e non mi interessa. Meret, ma che cavolo combini, Meret? Inizia la seconda stagione, ragazzi, con un budget di 188 milioni, però dobbiamo andare a riacquistare Meret, ma non vale come acquisto, anche se poi pian piano faremo sempre meno acquisti, ragazzi. Una cosa, allora, noi abbiamo Lukaku, che in pratica è ormai vecchio, e Osimhen che è ritornato, ragazzi, in rosa. Però secondo il Napoli, per renderla realistica, non possiamo comprarlo. Vabbè, vediamo se possiamo comprarlo magari più tardi. Comunque, stavo dicendo, secondo, in teoria Osimhen non giocherà mai più al Napoli, quindi io direi di andare a vendere Osimhen, no? Per forza, ragazzi, e poi vediamo gli acquisti da fare. Lukaku, sinceramente, io un'altra stagione me lo terrei, Lukaku. E poi appunto vediamo cosa fare, ragazzi. Vediamo intanto se ci è arrivata un'offerta magari per Osimhen, per qualcuno. Vediamo un po'. Trasferimenti, cerca giocatore. No, mamma mia, ancora mi devo ambientare. Hub mercato. Allora, offerte ricevute. Quante offerte. Zaniemery no. Poi, ragazzi, come CDC voglio andare su pezzi importanti, perché i soldi ce l'abbiamo, dobbiamo vincere la Champions. Andiamo a comprare Caicedo, visto che Chelsea ha comprato da noi. Pure io voglio giocatori del Chelsea. Andiamo a vedere quanto vogliono, eccetera, eccetera. Però ci serve uno che costa davvero poco, ragazzi, perché sennò il baghettino come lo facciamo, ragazzi? Ecco qua, l'ho trovato. 72 milioni, sono tante zeppole, però io mi vorrei levare da torno, sinceramente, a Gilmour. Quindi, eccolo qui, Gilmour, rinegozia offerta cartellino, scendiamo di 10 milioni e vediamo se accettano o no. Milioni, accettiamo questa offerta, è un'offerta equa, andiamo a trattare questo, ragazzi, fa i buchi a terra. Per l'ennesima volta proviamo a contattare, ah boh, dai, 40 ai 31 milioni. Ok, contattiamo per acquistare Alex Meret per l'ennesima volta. Offriamo così, offerta cartellino 32 milioni senza se e senza ma. Vediamo un po', avanziamo. 39 milioni, accettiamo subito ora. Va benissimo, tanti soldi ce l'abbiamo. Ritorna Alex Meret, ragazzi. Ragazzi, come difensore ci andiamo a prendere un fortissimo difensore. Si chiama proprio Tomori. Questo fa pure lui i buchi in terra. Insieme a Buongiorno, penso che succeda il panico. Buongiorno e Tomori, la coppia che scoppia? Non lo sappiamo. Non so quanto offrirgli, proviamo il baghettino, non lo so. No. Vogliono 78 milioni, noi accettiamo perché i soldi ce l'abbiamo, ragazzi. E possiamo dire che è finito così. L'anno prossimo dobbiamo comprare una punta, di tutto rispetto, però, perché Lukaku mi sa che si fa il viaggio. Quindi abbiamo comprato Tomori, abbiamo ripreso Meret e abbiamo preso a centrocampo
Non mi ricordo che abbiamo preso, lo posso dire? Non mi ricordo, sempre un pezzo fortissimo. Ah, con Seido, tipo, una cosa del genere. Non mi ricordo, ragazzi. Quanto vuole questo? Quanto vuole? Non ne ho idea. Ed eccolo qui, Tomori. Andiamo a completare la rosa, ragazzi, che facciamo i buchi a terra. Facciamo i buchi a terra, ragazzi. Mamma mia, non so nemmeno quanto vale. Speriamo almeno un 84-85. Vediamo un po'. Andiamo alla rosa gestione squadra e lo andiamo a mettere a posto di Amir Rachmani. Vale 85, è uno spettacolo, ragazzi. È uno spettacolo. Quindi la rosa è completa, la rosa è questa. Allora, in porta abbiamo mamma mia. In porta abbiamo Meret, Di Lorenzo, Tomori, buongiorno Kerkez, Zari Emery, Conseido, Lobotka, Bakayoko, Lukaku e Kvara Schelia, ragazzi. Andiamo a simulare tutta la stagione, però ci andremo a fermare fino alla metà, perché dobbiamo un attimo vedere la situazione. E ragazzi, Supercoppa 2-2. Non so cosa succederà, mamma mia, però dobbiamo andare a vedere assolutamente quello che succede. Abbiamo perso però ai rigori, brutto. Vi ricordo che siamo in Champions League. Andiamo a vedere un po' il recap di questa classifica. Siamo quinti, male, con 37 punti, il Milan 43, la Juve 39, l'Inter 38 e la Roma 37. C'è una classifica abbastanza corta. Andiamo a vedere, vabbè, la Supercoppa l'abbiamo persa. Andiamo a vedere la Coppa Italia, ragazzi. Vediamo che succede. Ok, siamo ancora al turno 2. Ma quanto è lenta sta Coppa Italia, ragazzi? Vabbè. Andiamo nella Champions League, siamo primi nella classifica, ma ci mancano ancora tante partite, quindi ragazzi, tanta roba. Se passiamo commenteremo appunto insieme poi gli ottavi, i quarti e i futuri semifinali e facciamoci una grattata la finale. Andiamo a simulare fino alla fine della stagione. Ragazzi, finisce la stagione, come sappiamo siamo usciti, ragazzi, dalla Champions, male, però dai, almeno siamo arrivati agli ottavi, un passo alla volta e si vince la Champions League. Ovviamente abbiamo 5 anni, questo è il secondo, dai, speriamo buono nel terzo. Intanto vediamo la classifica con il Napoli che vince il campionato, arriva a 83 punti, fa il devasto. Vediamo invece la Coppa Italia, la vince il Napoli, quindi ci manca solo uno step, ovvero la Champions League. Voglio andare a vedere le statistiche della squadra prima di vedere un po' il loro valore. Dove sta, mamma mia, ragazzi, Abrosa, finalmente l'ho trovato. Statistiche, vediamo le reti di Lukaku, 17 reti, però vedi già sta diminuendo, quindi mi sa che è da cambiare. 17 reti di Lukaku, 15 di Zari Emery, Kvaratskhelia infortunato, però ragazzi 90, mamma mia. Bakayoko 12 reti, Simeone che è successo là? Vabbè. 11 reti, che dirà, 10 Conseido, 6 reti, Lobotka 6, Lindstrom 5, Kerkez 4, Tomori 1, Rachmani 1, Buongiorno 0. Vabbè, non ci interessa. Andiamo a vedere un po' quanto è cresciuta la squadra. Peccato che appunto non si può vedere, però più o meno una linea generale ce l'abbiamo. Allora, Bakayoko è cresciuto mi sa di 2, Lobotka non è cresciuto, Conseido e Zari Emery hanno fatto un'esplosione assurda, insieme a Kerkez è cresciuto soltanto di 3, Tomori di 1, stessa cosa Buongiorno, Meret stessa cosa, Kvaratskhelia di 1. Quindi io nella terza stagione cosa andrei a cambiare, ragazzi? Io sinceramente andrei a spendere tutto il budget per una punta fortissima. Ok ragazzi, terza stagione, come sono belle queste rebuild. Ok ragazzi, Boniface è un 86, però dobbiamo decidere tra, allora, leviamo questi qua, Zirkzee e gli altri, vediamo un po', perché poi dobbiamo decidere. Allora, vediamo un po' le statistiche. Ma a me mi sembrano nettamente migliori, ragazzi. Queste qua di Victor Gyokeres sono nettamente migliori. E perché, ragazzi, guardate voi che mi è arrivato. Vogliono Lukaku. Noi accettiamo l'offerta
e compriamo subito Gyökeres, non so quanto vogliono, gli sparo subito un 100 milioni così prepotente, perché i soldi ce l'abbiamo e non mi interessa di far fare soldi al presidente. 100 milioni per Gyökeres, 103 accettiamo subito senza nessun problema. Gyökeres entra a posto di Lukaku, perché ormai si è fatto vecchio. Gyökeres si merita una squadra come il Napoli, una squadra bella, potente e grintosa che vuole vincere a tutti i costi alla Champions League. Vi ricordiamo che siamo al terzo anno, ci vogliono ancora terzo, quarto e quinto anno per vincere la Champions. Speriamo di farcela. Victor Gyökeres, il nuovo giocatore del Napoli a posto di Romelu Lukaku. Eccolo Gyökeres, Gyökeres, eccolo qui che firma gli autografi ai bambini, perché Lukaku se ne deve andare, ragazzi. Purtroppo Lukaku ormai era diventato troppo vecchio per reggere questi ritmi. Infatti, da come abbiamo visto l'anno scorso, ragazzi, Lukaku non ha fatto molte presenze. I sostituti, che Dira e Raspadori, che fanno letteralmente schifo, parliamoci chiaramente, hanno fatto 10 presenze a testa, quindi è tanto. Victor Gyökeres si completa, ragazzi, in pratica la squadra. Meret tra i pali, Di Lorenzo, Tomori, Buongiorno e Kerkez. Conseido, che questo è fortissimo, ragazzi, comunque. Zari, Emery, Lobotka, Bakayoko, Gyökeres e Kvaratskhelia. Andiamo a simulare. Ovviamente ci fermiamo a metà anno per fare un recapino generale. Che ragazzi, finita in pratica la metà stagione, sta la Supercoppa, quindi la voglio un attimo andare a simulare, vederla insieme. Penso la finale contro Napoli-Roma, mamma mia che derby acceso. Vediamo un po', 2-0 per il Napoli. Ormai secondo me, ragazzi, sto Napoli sta a vincere di tutto, sta a vincere di tutto, ragazzi, sto Napoli, vedete come ve lo dico. Vediamo la classifica, pari merito Milan e Napoli a 45 punti, ragazzi. Andiamo invece a vedere la Supercoppa, vabbè l'abbiamo vinta. Voglio vedere, vabbè, la Coppa Italia è ancora presto per vedere. Voglio vedere la Champions League, che è quello che ci interessa. Siamo qualificati terzi con il Barcellona prima a 15 punti. Comunque in Champions stiamo avendo un ranked fortissimo. Cioè l'anno scorso primi, quest'anno terzi con il Barcellona, Manchester City 14 e 15 e noi 12. Pazzesco, ragazzi, stiamo facendo i devasti. Ragazzi, Champions League ottavi di finale, vediamo cosa succede per... Mamma mia, perché non riusciamo ad andare avanti in questa Champions, ragazzi? Ok ragazzi, allora sappiamo com'è andata. Ok, mamma mia, il devasto stiamo facendo, il devasto. Però in Champions c'è qualcosa che non va, ragazzi. Non so se devo cambiare qualcosa. Vinciamo pure la Coppa Italia, non lo so, ragazzi. Voglio andare a vedere un attimo le statistiche. Non so se cambiare il portiere e prendere il portiere più forte al gioco, ovvero Donnarumma, perché la squadra è bella, ragazzi. Cioè, cosa puoi cambiare? Un Lobotka, un Buongiorno, un Di Lorenzo, che però capito sul fondamentale nella squadra. Un Meret forse puoi cambiare. Un portiere, proviamo a cambiare il portiere la prossima stagione, perché non so più come fare. Gyökeres ha fatto pure più uno, prima ha fatto i buchi a terra. Andiamo un attimo a vedere le statistiche. Ma Kvaratskhelia pure ha fatto il devasto, capito? Non so cosa fare, sinceramente, non so cosa fare. Vediamo le reti, 24 per Gyökeres, 22 per Kvaratskhelia, Bakayoko 16, Lobotka 14, Simeone 11, Zari Emery 11, Conseido 6, Di Lorenzo 4, Kerkez che è un 89. Non so più cosa cambiare, ragazzi, quindi io vi direi soltanto una cosa. Mi sa che bisogna comprare un'unica cosa, un portiere, Gigi Donnarumma, il portiere più forte del gioco. Ragazzi, quarta e penultima stagione, sappiamo ormai chi comprare. Voglio cambiare il portiere, voglio prendere Gigi Donnarumma, ovvero anche il più forte del gioco, per vedere se cambia qualcosa, perché sennò non so davvero cosa fare, perché la squadra è perfetta, ragazzi. La squadra è quella che... Guarda, Donnarumma... Ah, ma questo è un Donnarumma, un altro Donnarumma, Antonio Donnarumma. Dicevo io quanti cavoli di anni ha. Non so nemmeno quattro figli, penso un 150 milioni. E ti do anche Meret, sinceramente, perché non me ne faccio niente. Quindi in pratica 200 milioni per un portiere devono per forza accettare, tanto a noi i soldi non ci servono. Ragazzi, penso che, cioè, non so cosa fare. Cioè, se non vinciamo la Champions, se no maledizione del Napoli. Ragazzi, comprato Gigi Donnarumma. Vediamo cosa fare, ragazzi, perché se io penso che l'anno prossimo, cioè,
A meno che forse cambiano Lobotka, però Lobotka, ragazzi, è tanta roba. Cioè, non so più chi cambiare, perché, cioè, guardate che squadra, mo ve la faccio rivedere per l'ennesima volta, ragazzi. Ma voi guardate che squadra c'ho. Abbiamo fatto Donnarumma, Di Lorenzo, Tomori, Buongiorno Kerkez, Zari Emery, Conseido, Caicedo, Lobotka, Bakayoko, Gyökeres, Lin... Si è andato qua, Rashkevich. Un loot, no, lo dobbiamo ricomprare. Che ragazzi, il recapito generico in pratica di metà anno, vediamo un po' il calendario, ragazzi. No, ok, vediamo un po' la finale di Supercoppa. L'abbiamo contro, vediamo il campionato, perché a noi è quello che ci interessa, il 41, ma in realtà a noi ci interessa davvero la Champions League. Siamo primi, ragazzi, stiamo facendo il devasso, però dobbiamo vincere. Però poi quando andiamo agli ottavi dobbiamo vincere, andiamo a simulare fino alla fine di maggio. E ragazzi, è finita la stagione, non ho visto nemmeno io cosa è successo in Champions League, ma dalla barra intuisco che non abbiamo fatto niente in Champions. Di nuovo primi per l'ennesima volta, ormai mi sono stufato di essere primo, sinceramente. Vinco anche la Supercoppa, vinco la finale di Coppa Italia, sto vincendo di tutto tranne la maledetta Champions League. E ci fermiamo, ragazzi, un'altra volta. Perdiamo 5-4 ai rigori contro il Bayern Monaco. Che ragazzi, quinta ed ultima stagione, budget non ci interessa, però lo vediamo. 217 milioni, per fortuna per il presidente non lo utilizzeremo. Ragazzi, questo è. Allora, Donnarumma 91, Di Lorenzo 84, Tomori 88, Buongiorno 84, Kerkez 91, Caicedo 90, Zari Emery 92, Lobotka 86, Bakayoko 89, Victor Gyökeres 89 e Kvaratskhelia 92. Se non vinciamo la Champions League è una maledizione, perché ragazzi non so più cosa fare, mamma mia. E ragazzi, recap di metà anno, ultima stagione per vincere la Champions League. Vediamo, ormai siamo primi nella Serie A. Ora vediamo la vediamo un po'. Ovviamente no, ragazzi, ottavi in Champions League, però ci possiamo ancora qualificare per gli ottavi. Ragazzi, dobbiamo vincere assolutamente la Champions. Ragazzi, siamo usciti dalla Champions, ma è stata una maledizione per 5 anni, sempre agli ottavi. Ragazzi, bruttissimo. Voglio soltanto vedere quanto è cresciuta la rosa. Ovviamente non è finito l'anno, però è inutile simulare. Però ragazzi, guarda qua, Gyökeres 30 reti quasi a metà anno, Kvaratskhelia 15 11. Cioè, non so come non abbiamo fatto a vincere la Champions con una squadra del genere. Ragazzi, guardate qua, con un Donnarumma 91, Di Lorenzo 83, Tomori 88, Buongiorno 85, Kerkez 92, Caicedo 90, Zari Emery 93, Lobotka 86, Bakayoko 91, Gyökeres 91 e Kvaratskhelia 93. Non so come non abbiamo vinto la Champions League. Vi ricordo, lasciate tantissimi like per altri rebuild. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella!